Solo delle vaccinazioni in Lombardia. Ma mi pare stiamo andando molto bene sul piano della vaccinazione contro l'influenza. Abbiamo dei risultati assolutamente straordinari, una risposta incredibile, più del 20% rispetto all'anno scorso. Quindi mi pare che i cittadini hanno capito l'importanza della profilassi e della vaccinazione. Per la quinta dose? Ma innanzitutto chiariamo che, l'ho detto tante volte, non è una quinta dose, questo è un nuovo vaccino, quindi questa è la prima dose di un nuovo vaccino, che è un vaccino molto più sicuro, molto più efficace rispetto a quelli precedenti. Su quello c'è ovviamente una lentezza che è derivata da una scarsa preoccupazione nei confronti del Covid, ma diciamo che non è molto giustificata questa scarsa preoccupazione, perché il Covid è molto subdolo, quindi all'improvviso può venire fuori in modo molto più dannoso rispetto a quella che è la situazione attuale. Sono sicuro che nel momento in cui, speriamo di no, dovessero aumentare i casi e dovessimo avere nuovi letti di terapia intensiva occupati, i cittadini andrebbero a vaccinarsi, ma noi siamo pronti, non abbiamo problemi, i vaccini ci sono, l'organizzazione c'è, per cui se se la prendono comoda noi aspettiamo. Può aver giocato un ruolo i medici di base? No, i ruoli medici di base stanno giocando un ruolo invece importantissimo, perché stanno consigliando, stanno suggerendo, abbiamo fatto con loro un accordo sul piano anche di informare per fare più prevenzione, che sarà poi il pilastro fondamentale del nuovo piano sociosanitario. Faremo prevenzione, prevenzione e prevenzione, e i medici di base da questo punto di vista avranno un ruolo davvero essenziale. Ho letto stamattina qualche battuta di critica ai medici di base. Se io criticassi i medici di base eviterei di fare lunghi viaggi in giro per l'Italia per andare a parlare ai loro convegni nazionali e invece ribadire la massima attenzione che noi abbiamo ai loro confronti. Noi non facciamo distinzione, è ora di finirla con questo discorso, i medici di base, i medici ospedalieri, le farmacie, gli infermieri. Per noi siamo tutti un unicum, siamo un'orchestra, ognuno ha un ruolo, ognuno deve sapere suonare nel modo migliore il suo strumento.